Nel corso dei video precedenti vi abbiamo fatto vedere tutti i passaggi di Farina Prima Fila, quindi tutto il percorso che fa un'auto da quando entra a quando poi virtualmente esce nuovamente. Però a questo punto vorrei capire, perché ci sono tantissime persone all'interno del team, quindi sono venuto da Gianluca Razzino. Gianluca, buongiorno. Ciao Claudio, buongiorno. Allora, lui è il brand manager di Prima Fila. Gianluca, però io voglio chiederti delle cose. Sì. Voi siete veramente tantissimi, ne abbiamo visti solo una parte. Come fate a interfacciarvi tra di voi, ad essere così coesi come team? La mia fortuna, la fortuna più grande del team Prima Fila, è che sono tutti dei professionisti, sono tutte delle persone competenti e hanno sposato in pieno la causa di Farina Prima Fila, quindi di cercare di portare il team di Farina Prima Fila ad essere quanto più performante possibile. Tutti i miei colleghi sanno perfettamente quello che devono fare, sanno perfettamente che cosa devono fare per rendere proprio reparto leader a livello aziendale. E alla base di tutto c'è un rapporto di amicizia, c'è un rapporto di stima, c'è un rapporto che va al di là dei semplici colleghi. E la cosa bella, la cosa importante che siamo riusciti a fare, che siamo riusciti a creare con il tempo ovviamente, che il singolo problema, che può essere della logistica, non è solo della logistica, ma è di tutto. La soluzione la troviamo insieme. Gianluca, ma io sì. Qui sulla sinistra del tuo ufficio vedo tanti attestati di eccellenza, tra l'altro vedo questo proprio che è del 2023. Sì, sì. Cioè, attestato di eccellenza di AutoScout 24. Ma a questo punto io sono curioso, come si raggiunge un risultato del genere? Com'è possibile? Con il lavoro, Claudio, con tanto lavoro. Quindi messi lì, testa giù, vai, vai. Allora, vai. Guarda, questo attestato ci è stato dato da AutoScout 24 per varie cose. Allora, la prima è quella là che esce fuori un attestato di eccellenza per quello che il cliente, anche il cliente che non compra da noi, la recensione che lui rimane. Infatti leggo valutato dagli utenti di AutoScout 24. Su di noi. Visto che comunque nel momento in cui tu dai l'ok per ricevere le recensioni, qualsiasi cliente, anche chi si è trovato male, può effettuare una recensione e tu non hai, noi come azienda non abbiamo la possibilità di eliminarla, quindi rimane e loro poi fanno una media, quindi vuol dire che uscendo fuori questo risultato vuol dire che comunque noi siamo un'eccellenza della Campania per come azienda. In che senso? Cerchiamo di essere quanto più professionali possibili, cerchiamo di dare tutte le informazioni possibili e immaginabili a ogni tipologia di cliente e vendiamo anche al di fuori della Campania, quindi siamo meticolosi nel fare il nostro annuncio online. Quindi cerchiamo di mettere quante più foto possibili, cerchiamo di mettere quanto più foto professionali. Essere chiari, trasparenti. Cerchiamo di essere trasparenti anche nell'inserzione. Andiamo, quando inseriamo un prezzo, non è un prezzo vincolato a un finanziamento, come purtroppo succede anche ad alcuni competitor. Noi questo non lo facciamo, lasciamo libero il nostro cliente di poter decidere se acquistare con o senza finanziamento e il prezzo non cambia. Quindi fatte queste premesse, poi c'è anche l'aspetto che abbiamo fatto un investimento importante, un investimento voluto proprio dalla proprietà. Abbiamo comprato la camera fotografica. Ah, grande, questa è veramente una bella mossa. Una camera fotografica che ad oggi non tutti hanno, noi abbiamo la fortuna di avercela in casa e quindi ci rende il nostro annuncio, la nostra foto, quanto più veritiera possibile. Quindi il cliente ad oggi a noi non serve che viene all'interno del salone per comprare la macchina, ma semplicemente basta che vada sul nostro sito, basta che vada allo Scout 24 o su altri siti, praticamente è come se stesse dentro l'apertura per la quantità e la qualità di foto che sono all'interno. Per ultimo stiamo aggiungendo anche dei video, perché la camera fotografica ci dà la possibilità di fare il video a 360. Quindi all'interno della vettura noi praticamente facciamo un video totale, tutti quanti quelli che sono gli interni della macchina, gli esterni e gli accessori. Tra l'altro immagino questo sia un servizio innovativo. Sì, come dicevo prima non tutti ce l'hanno, cioè nel senso è un servizio che poche concessionarie hanno la possibilità di avere in casa, che è, come dicevo prima, un investimento abbastanza importante. Un investimento che però alla lunga paga.
Quindi abbiamo l'esempio, quindi voglio dire, questo attestato ce lo dà sia il cliente, il nostro utente finale, ma stessa cosa ce lo dà anche allo Scout 24, che comunque ci certifica come un'eccellenza come azienda nel settore automobilistico. Ovviamente dietro questo attestato c'è il lavoro di tante persone, come dicevamo prima, lavoro di tante persone di reparti differenti, ma che devono per forza collaborare tra loro. C'è la logistica, perché deve comunque prendere la vettura, farla lavare, c'è il reparto officina, che comunque deve prendere la macchina, deve preparare, perché poi nel momento in cui diciamo che il cliente, che la vettura è tagliandata, la vettura deve essere tagliandata. C'è il reparto carrozzeria, che comunque deve essere preciso nel lavorare la vettura, perché nel momento in cui mettiamo una vettura in vendita per un cliente che viene da Milano e diciamo che la macchina è perfetta, la macchina deve essere perfetta. C'è il lavoro delle persone, comunque, perché fare una fotografia a una macchina del genere nella camera fotografica, che all'interno sono circa 25-30 foto da fare più un video, c'è un lavoro di una sola persona che si mette lì meticolosamente e fa questo lavoro. C'è il lavoro della persona che pubblica la vettura sui siti ed è attento a tutti gli option, a tutte le caratteristiche della vettura, per far sì che il cliente che legge, poi quando viene in azienda o se non viene in azienda, riceve la vettura a casa, nel momento in cui l'ha comprata, non trova sorprese, non trova dell'incongruenza a quello che abbiamo scritto e poi quello che effettivamente è. Ecco, la trasparenza che dicevamo prima. Poi c'è il lavoro di chi vende la vettura, c'è del consulente che fa vendita online, che deve essere un consulente preparato, deve essere un consulente, diciamo, comunque molto veloce nel capire le esigenze del cliente, nel proporgli quella vettura, e attento ancora di più del consulente che riceve il cliente di persona, perché il consulente che vende vettura online si interfaccia con una persona, tra virgolette, che virtuale. Virtuale, e quindi deve essere molto più preciso, molto più meticoloso e deve essere molto più presente. Uno dei progetti futuri dove stiamo lavorando, è quasi pronto, è il peer-to-peer, quindi la vendita tra privati, dove noi facciamo da intermediari. Cioè, che cosa significa? Noi mettiamo a disposizione la nostra concessionaria, la nostra struttura, i nostri consulenti, per far sì che due clienti privati possono lavorare, possono concordare tra di loro l'acquisto di una vettura. Quindi fungete tipo da hub? Tipo da hub. Ah, sì, questa è una cosa meravigliosa. Questa è una cosa che in Italia pochissime ancora persone ci sono, perché diciamo che comunque c'è ancora, sono tante metodologie di poterlo fare. Noi cerchiamo di farlo sempre nel nostro modo, quindi in modo professionale. Quindi stiamo allestendo una parte dell'azienda proprio solo esclusivamente per quello, degli uffici proprio per quello, del personale solo per questo, per rendere il servizio quanto più free, perfetto possibile. Insomma, i due privati giocano in campo neutro così. Sì. Che secondo me è una cosa veramente interessante, a maggior ragione perché si hanno a disposizione poi delle persone che ti possono aiutare. Questa sì, è una cosa guarda, noi diciamo che sotto questo aspetto lavoriamo per far sì che cerchiamo di dare un servizio sia all'acquirente sia al venditore. L'ultima cosa, una cosa importante che ci tenevo a dire, penso che siamo tra le uniche tre aziende in Italia che praticano il soddisfatto rimborsato sulle vetture usate. Questo già in essere da 2 mesi. Ad oggi noi diamo la possibilità al nostro acquirente che compra una vettura usata di avere la possibilità di provarla per 30 giorni, e se nell'arco di questi 30 giorni, rispettando determinate parametri, se non è soddisfatto della vettura o non si trova bene con la macchina, di portarcela indietro e di non perdere quello che ha pagato. Questa è una cosa fondamentale, questa è una cosa che fa capire all'esterno di come lavora il gruppo Farina. Io ti ringrazio, poi tra l'altro alle persone che ci stanno guardando abbiamo dato anche uno spoiler, diciamo, su quello che è il futuro. Sei stato veramente eccezionale. Grazie. Quindi io non mi resta che augurarti una buona giornata. Grazie mille. Buona giornata e buon lavoro.